Oggi parliamo di un altro ballerino della scuola di amici, che è Vincenzo Di Primo. Vincenzo Di Primo è un ballerino molto bravo, anche questo come Rafael sono degli stili diversi, cioè come anche per esempio Umberto è bravissimo anche nei balli latini, è bravissimo, quindi ognuno magari dà il meglio in alcune cose, però ci sono veramente dei talenti, ci sono dei ballerini molto bravi in questa edizione di Amici. E Vincenzo Di Primo per esempio mi piace molto quando fa tutti questi cose legate ai film, che mettono un pezzetto di film e fa un balletto ispirato a un film particolare, davvero lo interpreta proprio un balletto in modo attoriale, quindi è bravo, e poi vengono fuori anche delle coreografie molto, molto carine da vedere. Comunque Vincenzo Di Primo ha 21 anni circa e vive ad Adrano, che è un paese in provincia di Catania. Ha un fratello e i genitori però sono disoccupati, queste cose le ha dette sempre in puntata, che ha sempre confessato che gli dispiace questa cosa, che il padre non abbia un lavoro fisso, quindi economicamente in famiglia non stavano molto bene, quindi ha dovuto fare dei grossi sacrifici anche per andare avanti con la carriera di ballerino. Lui ha iniziato a ballare molto presto, all'età di 7 anni, e faceva diversi stili, faceva contemporaneo, faceva hip hop, faceva latino. Poi all'età di 14 anni ha deciso di andare a vivere da solo, via dall'Italia, per continuare questi studi del ballare, gli studi di danza. È andato prima a Vienna per studiare danza classica all'Accademia dell'Opera, e qui ha preso anche una borsa di studio. Poi si è diplomato, ha fatto parte di una compagnia, la Junior Company, che è una compagnia formata da studenti appena diplomati. Nel 2016 Vincenzo ha partecipato al Grand Prix di Losanna. Questo premio è uno dei più prestigiosi della danza classica e contemporanea, quindi è un importante premio, e lui l'ha vinto, è stato molto molto bravo. E in questi anni poi ha fatto parte poi del Royal Ballet a Londra, poi anche a Dublino, quindi si è spostato diverse volte, e prima di arrivare ad Amici ha ballato anche al balletto nazionale greco ad Atene. Adesso chi lo vede Amici può vedere che lui balla veramente molto bene. Ci sono sempre un po' queste cose di contrasto all'interno della scuola, perché lo mettono sempre in paragone, in sfida con un Rafael, ma sono due ballerini completamente diversi, tutte e due entrambi molto bravi, però complice questa Loredana Bertè, che lo critica, l'ha criticato anche per certi aspetti che c'entrano un po', è vero, con la danza, nel senso il fisico, è innegabile che un po' il fisico c'entri con la danza, ma lui, anche se ha un fisico più esile, riesce veramente a ballare molto bene, ad essere coinvolgente nel suo balletto, a fare delle buone coreografie, e quindi non so, ci sono tutte queste critiche che magari faranno tanto audience per il programma, ma innegabilmente io credo che siano degli ottimi ballerini, e poi si vedrà, perché secondo me io credo che un Rafael, poi un Vincenzo Di Primo, secondo me è molto molto facile che arrivino in finale. Comunque vediamo, dai, ormai di puntate ne mancano poche. Ciao 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 ciao.